benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 8 marzo, auguri a tutte le donne che ci stanno seguendo, grazie mille di seguirci. Poi insomma, sapete, non ci fermiamo a questi formalismi, noi le donne le festeggiamo tutto l'anno e soprattutto, anzi, io ringrazio tantissimo le nostre collaboratrici che sono anzi la maggior parte di Milano News, il grande numero di ragazze che lavorano, collaborano, studiano, sono le nostre volontarie, le nostre stagiste, insomma, grazie mille davvero oggi, ma grazie davvero tutti i giorni dell'anno. Oggi, come dicevo, venerdì 8 marzo, chiudiamo la settimana, la chiudiamo in bellezza, la chiudiamo in poesia, proprio, anzi oggi non c'è altra parola che potremmo usare, perché vi presentiamo un gruppo molto interessante, tra parentesi, tre bellissime ragazze, bellissime donne e bravissime poetesse che sono qui di fianco a me, sono le Foche Parlanti, buongiorno a tutte e tre. Al secolo, come si dice in questi casi, Alice Bertolasi, Acelia e Francesca Ferraro. Grazie mille di essere qua, le Foche Parlanti. Oggi siete qui perché domani avete un importante evento a Milano, appunto, di cui parleremo, però io partirei un attimino da indietro. Prima di tutto, che cosa sono le Foche Parlanti? Chi sono e cosa sono le Foche Parlanti? Chi vuole rispondermi? Hai vinto tu, Francesca. Va bene. Allora, le Foche Parlanti sono una piccola realtà che è nata completamente in modo casuale 3 anni fa, quando appunto c'era l'occasione, ovvero questo Poetry Slam allo Stello Bello, e io e Alice, che già ci conoscevamo dal liceo, abbiamo mandato la nostra candidatura, la nostra poesia. Lei è stata selezionata, io no. E quindi sono andata comunque a vedere. Mi sembra così, sei l'amica che accompagna quello, il casting, esatto. È così che può funzionare. Fanno sempre così i film famosi o le grandi carriere. Esatto. E lì, durante quella serata, mentre appunto io ero spettatrice, hanno performato Alice e Acelia. E infatti all'epoca né io né Alice conoscevamo Acelia. E loro si sono conosciute gareggiando insieme. Poi vi siete sfidate, no? Giusto? Sì, ma c'è una sorta di sfida in quelle serate lì, giusto? Sì. Acelia, ricordo, aveva portato una poesia sulla parola italiana, essendo Aci di origine turca, aveva appunto fatto riflettere sulla presenza del muro, della casa, e quindi, diciamo, una poesia molto, molto intima. E io invece avevo portato il tema del lavoro, della disoccupazione, della problematica dell'arte intesa come lavoro o solo come passione. La biografia hai portato, in poco modo. Quello stai dicendo. Sì, in quel momento sì. E magari è stato questo, non so, il tema, il modo di performare, una sensibilità che insomma ci ha avvicinate. E da lì abbiamo iniziato, siamo state chiamate ad un altro evento e da lì abbiamo iniziato a conoscerci. Siete a tutti gli effetti una specie di band, no? In un certo senso. Sì. A tutti gli effetti una band quasi, io direi anche rock, molto rock and roll, tra parentesi, da quello che vi ho cominciato a conoscervi. In che cosa appunto si distinguono le Foche, Acelia, secondo te? Allora, in realtà io l'ho sempre chiamato una girl poetry band quando mi chiedono all'estero cosa siamo, perché è un po' difficile spiegare, non facciamo reading, non pubblichiamo nostre poesie, siamo un po' illegali. In quel senso, e quindi mi piaceva l'idea di un po' fare il sorriso alle Spice Girls, che hanno un po' fatto un taglio con le pop band maschili. Noi forse ancora meglio di più, forse le Four Non Blondes, mi vengono in mente, o Blondie, cioè quei gruppi lì un po' più, no? Cioè le Spice Girls erano un po' troppo zucchero. Ma noi filato, siamo, no? Zuccherose, dai, siamo delle foche. Cioè, okay. No? E quindi questa cosa qua della Girl Poetry Band mi piaceva molto. Poi ci sta anche perché nel corso degli anni siamo sempre state molto libere anche di usare forme artistiche diverse, per esempio Alice canta, io a volte faccio solo prosa, non faccio poesia, e infatti ci chiamano le Foche Parlanti perché parliamo più che fare poesia. Sono molto interessante infatti questo parlanti che insomma, mette al centro la parola, poi espressa appunto cantando o performando poesie oppure facendo ridi, cioè poi vedo che ogni volta in realtà trovate formule diverse e spesso le idee anche difficili da decodificare, nel senso che appunto sono contaminate tra di loro, no? Certo, assolutamente sì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, anzi, facciamo prima un passo indietro. Finora che cosa avete proposto alla nostra grande città? So che insomma sono 3 anni che fate un po' le zingare in giro per la città portando le vostre magie. Ce le dividiamo? Sì, dai. Tu vuoi spiegare Portraits? Ok, sì. Mm-hmm. Sì, sì.
Comincia tu. Sì, allora, una proposta che abbiamo... che abbiamo performato lo scorso anno all'interno della, della triennale, quindi grande realtà artistica, polo artistico appunto di contaminazioni espressive linguistiche a Milano, è stato Portraits all'interno della mostra 999, una collezione dell'abitare contemporaneo, sull'abitare contemporaneo, curata da Stefano Mirti. Ci siamo inserite mantenendo il tema della mostra, ma creando dei ritratti poetici ai visitatori della, dell'esposizione, ognuna con il suo mezzo espressivo personale. Allora eravamo quattro e appunto ognuna aveva uno strumento diverso, io gessetti e carte, Francesca penna e carta, Aci la macchina da scrivere e Francesca Pels, membro appunto, altro membro delle Foche Parlanti, ha utilizzato un Macintosh. Tranquillamente. È stata una sfida molto interessante perché appunto facevamo poesia improvvisata, ritraendo la sensibilità della persona che ci trovavamo di fronte. Wow, allora, bella l'idea, bello anche appunto come riuscire a poi portare, in questo caso già un'altra domanda che volevo farvi è l'importanza del pubblico alle vostre eventi. Qui già lo vedo, cioè qui è fondamentale quasi direi, certo, no? Sì, è sempre così? Sì. Beh, sì, nel senso che noi, proprio perché amiamo la contaminazione, nel senso noi stesse siamo contaminate da realtà artistiche diverse, contaminiamo gli spazi in cui performiamo e quindi ci piace molto essere così inclusive con il pubblico che spesso guarda, spesso partecipa, quindi il nostro obiettivo è creare un continuo scambio e confronto con le persone, tant'è vero che i nostri eventi, diciamo, lo zoccolo duro dei nostri eventi Librosteria si fonda proprio su questo. Abbiamo visto anche delle foto, infatti, mentre parlavate, proprio degli eventi fatti in Librosteria, tra l'altro sì, pubblico pazzesco, cioè si è parlato di gente. Poi cos'altro avete portato appunto nella nostra città? Vuoi che parlo di La Didà? Va bene, oh, sì. O vuoi parlarne tu? No, Aci. La Didà. Però in realtà l'hai strutturato più tu, noi abbiamo portato... cioè in che cosa si inseriva lo puoi dire tu e io posso dire cosa abbiamo fatto. Sì, era una ricerca di Eleonora Floriani, Fantasmi del Novecento, sempre legato a uno spazio artistico a Pasteur, e ci avevano dato la possibilità di inserirci in una, appunto, in un'esposizione artistica, però con una performance in strada, nella piazzetta di Pasteur. Dopodiché noi abbiamo deciso che... perché abbiamo deciso? A me è venuto, perché a me piace tantissimo Woody Allen. Ok. E mi piace tantissimo quando nel film Diane Keaton dice la di da, la di da, la di da, che è un po' anche come le foche parlanti, un po' parliamo, ma perché cercare un senso sempre a quello che facciamo, noi facciamo, punto. E mi piaceva l'idea di fare questa cosa qua in questo spazio aperto, perché siamo noi con gente che passa, quindi sì, un po' come quell'attesa al cinema di Woody Allen e Diane Keaton, cioè tu parli ma intanto la gente passa e si fa i suoi propri sogni, i suoi propri... solo che la cosa interessante è che in quel momento non lo sapevamo, c'era un concerto metal rock nel centro sociale davanti. Interessante. Sì. E quindi abbiamo dovuto usare la voce e richiamare l'attenzione alla poesia mentre davanti c'era un concerto rock, ma con un rumore... Sì, dei volumi pazzeschi. Dei volumi pazzeschi. E io mi sono divertita un sacco perché alla fine ho cercato di modulare le mie poesie in inglese dentro le canzoni che ascoltavo. Mm-hmm. E anche essendo un centro sociale che dava sulla strada, le persone avevano la possibilità di venire a sentire alcune poesie nostre o del pubblico che ha partecipato e poi nello stesso tempo di tornare al concerto. Io stessa sono entrata sentire il concerto ed è stato veramente bello. Sì. Avevamo anche un megafono, insomma, facevamo una certa concorrenza al concerto a metal. Sì, poi la cosa che mi ha toccato di più di quella serata è che gente del luogo, sudamericani, si sono messi tutti ad ascoltare noi.
E a un certo punto hanno voluto anche partecipare leggendo del rap sì. in spagnolo. Un ragazzo ha raccontato la sua storia. Fantastico. Ecco, ma come nascono appunto questi eventi? Come mi nasce l'idea? E poi, da quanto ho capito, comunque cercate sempre di non tenerla troppo umiliata la vostra idea, per cercare appunto di farla poi vivere da solo in un certo senso. No? Ma come faccio? Come fate a gestire una cosa del genere? Non è per niente facile. Gestire in che senso? Insomma, quando poi le creature prendono le proprie gambe e vanno via, magari vanno in direzioni anche che magari noi non ci aspettiamo. E possono essere inaspettate o anche non volute. Ma cioè voi riuscite sempre a... Tu dici... Nelle, sì. Infatti in questo caso avete dato un concerto rock, uno aveva detto vabbè ciao, mi vado a casa, torno domani. E invece voi avete inventato praticamente tutt'altro. Ma secondo me un po' è la bellezza di questi eventi, cioè la componente di quello che è inaspettato, quello che è sorpresa, perché anche quando facevamo gli eventi a Manatí, una volta era venuta una ragazza che aveva cantato opera lirica, e noi lo vediamo come un arricchimento. Poi è ovvio, uno potrebbe dire tra tutto l'arricchimento potrebbe capitare qualcosa che magari non è in sintonia o magari non va bene, però fa tutto parte di un insieme, di una scoperta, quindi a volte ci sono delle cose che ti sorprendono in maniera positiva, a volte rimangono lì. Però l'evento strutturato non fa parte di essere un artista. La domanda secondo difficile me. Allora, che cosa sorprende le foche ancora? Beh, tutto, non ci le vedi persone. Sì, probabilmente l'apporto delle persone volta per volta. L'umanità. L'umanità, perché quello è proprio imprevedibile, è l'elemento aleatorio che ci piace. Sì. Facciamo invece un passo molto più indietro, come vi siete avvicinati alla poesia? Nel senso, che cosa spinge nell'era moderna, diciamo, a spingersi a esporre le proprie... emozioni, le proprie istanze, le proprie realtà o immaginari con la poesia. Facciamo turni? Sì, facciamo turni. Chi comincia? Va bene, comincio io, ok. Allora... L'ho messa in mezzo, ma non lo sapevo che non è da sempre la parola agli altri, ma so che la metto davanti, l'ho detto. No, questa la teniamo presente per la prossima volta. No, dunque, io, vabbè, sono sempre stata una lettrice accanita e a un certo punto, quando ero più o meno alle medie, ho iniziato a avvicinarmi alla scrittura, così in modo molto, molto ingenuo. Mi piaceva scrivere piccoli racconti e tenevo un diario, quindi scrivevo costantemente. Poi al liceo, all'inizio del liceo, mi ricordo che c'è stato il salto, ovvero dal racconto, dal diario alla poesia, quindi poi mi sono iscritta a un sito di scrittura creativa e pubblicavo ovviamente con copyright, però cercavo di avere un confronto con altre persone come me, perché non è molto comune soprattutto dire una cosa che magari uno alle medie si mette a scrivere racconti ancora, diciamo, ci sta, nel senso, passatemi il termine, sì, buono, sì, il termine. Esatto, sì. Poi si può, va bene, passiamo anche alla poesia, ma poi quando è che c'è il passaggio successivo di dire ok, non me la tengo nel mio diario in casa, vado fuori, la leggo, sì, oppure la pubblico, voglio farla vedere agli altri? Secondo me nel momento ci sarei terrorizzato, ad esempio, una cosa del genere, personalmente. Infatti lo ero, cioè quando mi sono iscritta a questo sito lo ero, però ho anche pensato che non potevo essere l'unica, cioè non potevo lasciare che questa realtà fosse solo mia, perché volevo che diventasse qualcosa di più grande e volevo capire se ci fossero altre persone come me. E quando ho visto che effettivamente c'erano, è stata una spinta per continuare la mia ricerca personale e anche a buttare giù alcuni muri di crescita, di insomma. C'è io? Allora, no, in realtà stavo pensando che ci sono due fasi. La seconda fase è quella che vedete adesso, da quando ci siamo incontrate con Alice e Fra e stiamo facendo questa cosa insieme. Nel mezzo c'è stato un grande silenzio, però di lettura. Ho leggevo tantissime poesie, ma non ne scrivevo più. Invece prima, dall'infanzia a questa rottura che poi sarà arrivata quando avevo 20-25 anni, la poesia per me è stato un modo per esprimermi, perché dovevo avere a che fare e imparare sempre nuove lingue, e quindi è stato un modo per mettere insieme le parole senza avere troppi
troppi schemi da seguire, troppe cose da imparare, riuscire comunque a esprimermi perché sono turca, sono venuta a vivere in Italia, mi hanno messo in una scuola francese, dopodiché sono andata in America dove ho dovuto rimparare la lingua e ogni volta scrivere poesie mi aiutava a mettere ordine nelle parole, imparare anche parole nuove, perché per scriverle a volte usavo, cioè il vocabolario era molto importante per me e quindi è sempre stato questo. Interessante. Dopodiché, secondo capitolo, cioè farlo diventare qualcosa di più che scrittura per me o comunque qualcosa che era molto intimo, è una storia un po' strana, però vabbè, penso chi mi conosce potrebbe vederla molto normale. Sono andata da una persona che legge le energie. Ma perché era un periodo della mia vita in cui non sapevo bene dove collocarmi e lui mi ha detto fammi una domanda, poi ti arriverà la risposta. E la mia domanda era chi sono? Il giorno dopo vedo questo bando per il Poetry Slam e mi è venuto l'impulso di mandare una poesia. E mi sono autorisposta, nel senso quella domanda chi sono? Dopodiché senza neanche cercarlo, perché questa è la cosa meravigliosa, perché a volte cerchi di far accadere delle cose perché pensi che sia quello il tuo destino. Le cose sono accadute da sole, c'era sempre qualcuno come un po' messo lì a me, a dirmi adesso questa è la strada che devi seguire, questo è quello che devi fare, anche con il manatì, con la libro esterior, tutte le cose che sono accadute dopo non le ho cercate, sono proprio arrivate, quindi da un lato per me è magica questa cosa. Dice? Per me è molto difficile rispondere a questa domanda perché ho avuto sempre un rapporto abbastanza contrastante con la parola. Parola o immagine? Sono sempre rimasta al confine tra la parola e l'immagine. Infatti ho avuto difficoltà nella lettura quando ero ragazzina. Ho iniziato a leggere davvero attraverso testimonianze di partigiani o sulla Shoah, l'Olocausto, quindi la parola mi è arrivata quasi come un macigno e se prima mi affidavo più all'immagine per conoscere, successivamente ho dato appunto importanza alla parola e la poesia per me era uno spazio, diciamo, protetto da regole, da metrica, da ricerche appunto che potessero sviluppare l'immaginazione e mi potesse portare a comprendere anche poi delle dinamiche della composizione dell'immagine fino poi a capire che appunto adesso sto studiando in accademia, sostanzialmente Sì, Accademia di sì, Belle sì, sì, sì. Arti, a capire che la poesia per me è quella congiunzione. E poi ho sviluppato il ramo performativo sempre in accademia attraverso un'opportunità che ho avuto, quindi sto studiando, cioè sto lavorando con dei ragazzi come performer e lì appunto ho iniziato ad avere anche una passione nei confronti della voce oltre che della parola, quindi la voce per me è qualcosa di come un elemento, un'unità di misura fondamentale per la poesia. E con Fra e Aci credo che sia. Infatti direi appunto che sono tre storie che insomma sembrano poi incastrarsi perfettamente Caspita. insieme, tant'è che appunto abbiamo detto 3 anni di serate, performance, eventi, chiamateli un po' come volete in giro per la città, fino ad arrivare a domani sera dove ci aspettiamo, cosa dobbiamo aspettarci? Beh, Allora dateci le coordinate, diteci a che ora dobbiamo arrivare, cosa dobbiamo vedere? innanzitutto ci sarai anche tu, Sì, quindi anche quello a presentarci. Però, cosa dobbiamo aspettarci? intanto dove e quando? Beh, Dai. intanto il nome della rassegna. La rassegna si chiama Poesia Illegale, Ok. appunto perché dopo tutto quello che abbiamo raccontato, noi ci sentiamo illegali e vogliamo portare con noi tante voci illegali di Milano che magari non avrebbero la possibilità di esprimersi. E sarà nella libreria Verso, in Corso di Ticinese. Poesia Legale, ricordiamo, è una rassegna di 3 serate. Tre Domani sera è serate, la prima sì. serata, tutte e 3 serate alla libreria Verso ci saranno fatte. Domani sera, appunto, da che ora? Diciamo sera, poi in realtà, Dalle 18 tardo alle pomeriggio. 20:30, diciamo orario aperitivo. E le tre serate, giustamente come dici tu, domani noi abbiamo aperto un bando, un concorso, sveleremo i vincitori di questo concorso, più faremo delle nostre incursioni poetiche. La seconda serata sarà il caso sorteggiare i versi di quelli che ci hanno mandato le poesie.
in una, diciamo, tombolata poetica. La terza serata tutti faranno festa con la poesia, perché la libreria Verso chiuderà le porte fuori orario, cioè aprirà le porte fuori orario per accomodare tutti i poeti che vorranno leggere in stanze poetiche, in una mini maratona poetica dalle 9:30 a mezzanotte. Ok, invece, quindi domani alle ore 18 inizia la serata, appunto, a Libreria Verso, corso di Porta Ticinese, praticamente alla Colonia San Lorenzo, qui davanti. Una serata piena di poesia sicuramente, di sorprese, perché appunto non sappiamo ancora chi sarà il vincitore, ma in realtà non lo sapremo neanche lì, giusto? Perché c'è una metodologia per cui non è che sarà The Winner Is, non è la serata degli Oscar, giusto? No, allora intanto illegalmente non decidiamo un vincitore, ma avremo 5-6 poesie preferite. Non le annunceremo come The Winner Is, ma faranno parte del nostro spettacolo, cioè spettacolo, della nostra performance. Dopodiché direte: quale sarebbe il premio per questi vincitori? È la possibilità di leggere con la propria voce, la propria presenza fisica, le proprie poesie alla libreria Verso, che è comunque un bellissimo posto di Milano. Infatti non sembra, ma in realtà non è niente di poco, nel senso che appunto sappiamo, soprattutto magari non tutti sono poeti navigati, che chissà quanto hanno scritto, cioè riuscire a poter leggere. Vi ricordate la prima volta che avete letto in pubblico la vostra poesia, ad esempio? Ce l'avete fatta? Com'è stato? Dimmi, Francesca. Impegnativo, perché ti senti proprio messo nudo, cioè sei molto fragile, molto vulnerabile, bisogna insomma allenarsi, quindi io stessa alle serate in librosteria o qualunque evento che facciamo ho sempre un po'... Ancora oggi fai un po' fatica. Sì, poi senso, magari timore. Riesco a mascherarlo. Vabbè, però... I grandi artisti dicono che se non si ha potuto salire sul palco si è degli incoscienti, no? Quindi, insomma, Mick Jagger, che ogni volta anche lui comunque prima di salire a un concerto è terrorizzato, quindi insomma se lo dice uno come Mick Jagger, crediamoci, no? Tu ti ricordi la prima volta che hai... Allora, sicuramente da bambina avrò fatto qualcosa, perché... Però la prima volta che mi ricordo in assoluto, avevo 19 anni, era il mio primo anno in America all'università e mi ero candidata a questo premio poetico in una lingua che avevo appena imparato, quindi avevo assemblato le parole, un po' come la poesia maori che ho scritto. Avevo assemblato le parole e ero arrivata seconda e quindi avevo dovuto leggere questa poesia. Tra l'altro, sbagliato tutte le pronunce? No, da poco che lì, cioè. No, non avevo sbagliato le pronunce, però ero terrorizzata che mi facessero delle domande dopo. E quindi il condizionario. Sì. Però che lingua preferisci tu, Cilia, per esprimerti nelle poesie? Oppure in base alle poesie la lingua ti viene fuori? Cioè, come funziona questo caso? È una domanda interessante che mi ha fatto mio padre durante uno delle mie performance. Grazie per avermi dato la No, per dire che è intelligente come domanda. Grazie. E io ho risposto così dicendo che non c'è una lingua preferita, ogni lingua ha la sua propria emozione nella mia vita, quindi per alcune tematiche vado direttamente verso quella lingua. Hanno tutte e due, e poi tutte le lingue sono talmente diverse a livello di proprio uso del linguaggio, della sintassi, che alcune si prestano per alcune cose, alcune per altre. L'inglese è molto più ritmico, molto più facile fare un gioco di parole, eccetera, eccetera. Invece l'italiano per me sono pensieri più lunghi, più difficili, più articolati, che poi magari si mettono insieme alla fine come senso. Invece l'inglese per me è più immediato. Hai detto poco fa, hai scritto anche una poesia in maori? Maori, sì. Senza sapere come hai fatto? Ho preso un vocabolario e ho assemblato le parole, poi ho controllato su Google altri poeti maori per vedere come loro scrivevano e come facevano. Fantastico. Quindi un assemblaggio di parole. Cioè, preso le parole. Ma per me la poesia è quello, sì. Dai, interessante, molto, molto interessante. Alice, la prima volta che hai letto in pubblico una poesia, te la ricordi? Sì, mi ricordo che ero accompagnata da una chitarra. quindi è stato un esperimento anche canoro, perché le prime letture che ho fatto in realtà di testi miei erano prove di canzoni. Ho iniziato a scrivere canzoni, sì.
Bene, allora ricordiamo adesso, qua siamo in chiusura ormai, sì, siamo in chiusura. Ricordiamo allora l'appuntamento di domani sera. Chi di voi vuole fare l'appello a chi ci segue da casa? Va bene, domani sera. Sì, sempre tu, che fortunata! No, domani sera vi aspettiamo alle 18 alla libreria Verso, in corso di Porta Ticinese, di fronte alle colonne praticamente. Vi aspettiamo per una serata all'insegna sempre dell'inclusività, in cui annunceremo i vincitori, le nostre poesie preferite, e ci sarà un certo livello di contaminazione artistica. Non vi diciamo in che modo, ma ci sarà. Ricordiamo una cosa: se qualcuno ha delle poesie che vuole leggere, non è la serata giusta quella di domani sera, giusto? Ma 6 aprile, quella è la serata, tenete calde penne e taccuini, producete tutto quello che volete. Il 6 aprile sarà la vostra serata, giusto? Ok, perfetto. Allora, se magari qualcuno vuole, però domani sera appunto venite alla libreria Verso in corso di Porta Ticinese, perché è la prima di queste 3 serate di poesia illegale prodotte, diciamo, dalle foche parlanti. Non vi ho chiesto adesso in chiusura, non vi ho chiesto il perché di questo nome, però non ho mai parlato del perché vi chiamate foche parlanti. Quanto è importante oche in questo foche parlanti? Quanto è importante, no, ok, questo foche parlanti, oppure solo un caso, oppure avete fatto, o qualcuno vi ha dato della foca, cioè, come ha funzionato? Com'è che siete andati a definirvi tre foche? Allora, diciamo che quando mi hanno proposto di fare questa serata poesie, era in un locale che si chiamava Il Manatì, che è il Lamantino. Ok. E volendo fare una cosa al femminile, ho detto Lamantino, foche parlanti. Alla fine poi non avevo pensato anche al riferimento più anatomico. C'è un'assonanza. Ma non ci ho neanche pensato. Un'assonanza. Sì, avevo visto più le oche invece dentro, avevo visto più vedi. Ma quello è un caso. Quello, sì, le oche sì, non ci avevano mai dato quello, nessuno, perché quello, già c'è un animale, non avevamo. Infatti avevo visto la presenza. E parlanti. Domani sera poi avete anche il tricheco, avete la serata, quindi insomma diciamo che l'acquario è al completo. Sì, comunque per chiudere era le foche parlanti, nel senso un po' della mitologia, un po' dal non senso, perché non è, è un po' per non prenderci troppo sul serio. Ecco. Me è stupendo come nome, ed è così bello infatti che buttiamo lì, poi ne parliamo mai grandi. Non avete un logo, ma so che sarebbe una cosa interessante che qualcuno magari sviluppasse. Facciamo un appello. Sì, esatto. Quindi, sì, esatto. Insomma, tutti i vari artisti che ci stanno seguendo, tutti i vari accademici, grafici, insomma, pensateci, no? Sarebbe una volta buona di dare finalmente anche un'identità grafica a queste tre fanciulle. Grazie mille davvero di essere state qui con noi oggi, ci vediamo domani sera allora alla Libreria Verso, grazie mille ad Alice Bertolasi, a Celia e Francesca Ferraro delle Foche Parlanti. Tutto a posto domani, giunto pronto? Dobbiamo sì, scegliere sì, i vincitori, abbiamo chiuso il bando a mezzogiorno. Ok, quindi sì, mezz'ora fa, un'ora fa avete chiuso il bando, quindi insomma domani sera scopriremo le poesie che hanno vinto. Davvero, grazie mille ancora, a domani. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ciao. Grazie mille di aver seguito anche oggi. Chiudiamo questa settimana di Good Morning Milano, che ritorna però come sempre lunedì alle 12.30 in diretta, sempre qui su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.